di rifare poi una, un ballottaggio fra, fra quelli che hanno avuto più voti, non è che prendere il 30 è sufficiente, quindi il rimedio del premio di maggioranza è molto facile, però non è detto che sia uno strumento più democratico, visto che è un regalo, di quello che invece è il cercare un governo che ottenga una maggioranza mettendo insieme diverse componenti e forze del Parlamento, che è il modello Monti. Cioè, il modello Monti diventato politico vuol dire che se tu hai il 30 sarai il primo partito della maggioranza, come oggi il PDL rispetto a Monti, ma non sarai la maggioranza. Certo. Quindi non, nel pensiero di questi parlamentari non c'è soltanto una perversione di tenere il proprio posto il più possibile o comunque impedire all'avversario di vincere, c'è anche una valutazione che vincere con un 30 secco come in Sicilia è una falsa vittoria. Ecco, a proposito di Sicilia, come commenta Battiato, Franco Battiato, assessore alla cultura? Ma, l'ho suggerito io a Crocetta, nel senso che quando pensavo di fare una lista in Sicilia ho candidato presidente Battiato, quindi sono stato il primo a evocare il nome di Battiato e mi ha chiamato Crocetta dicendo: scusa, ma sono io, devi sostenere me, non Battiato. Dico: beh, adesso ci penserò. Dice: Battiato, casomai lo facciamo assessore alla cultura. Quindi tutto era prefigurato, diciamo, 5 mesi fa, non so quando si cominciò questa vicenda di Crocetta candidato, e mi telefonò subito preoccupato che la pila di Battiato, se l'avessero come dire, proposto contro di lui la coalizione dei, come dire, degli altri partiti, non so, avevo immaginato una, un richiamo intorno a Battiato di tutte le altre componenti. Ovviamente Battiato non avrebbe accettato, e non ha accettato infatti, però la cosa impaurì un po' Crocetta, che trovò la proposta particolarmente convincente, e se ci fosse stata la forza di sostenerla con liste civiche o con soprattutto con Battiato convinto, avrebbe portato ad avere la Sicilia con presidente Battiato. In subordine, secondo quello che Crocetta aveva già previsto, l'ipotesi era di chiamarlo a fare l'assessore alla cultura, e lui puntualmente lo ha fatto, come ci si era detti. Quindi ho in qualche modo una prima sul nome di Battiato. Certo. L'ho visto all'epoca, quelli che con, diciamo, il segnale sempre molto individuale e poco organizzato che do io, all'epoca ebbi però molti che trovavano la proposta convincente e seducente. Quindi quello che pose di più fu Crocetta, perché dice: ormai sono candidato io, se tu candidi Battiato mi freghi. Dico: sì, ma intanto vedrai che nessuno mi seguirà. Dice: sì, ma poi alla fine guarda che io poi lo faccio assessore alla cultura. In effetti, la cosa è andata. Ha mantenuto il punto. Perfetto. Professore, grazie. Ci risentiamo domani. Va bene, perfetto. L'incomodo è stato offerto da Titanè di Italia.